Lo scoprirete tra un giorno o due quando avrete finito di leggere 13.500 pagine. È stato arrestato il colonnello dei carabinieri che dava notizie all'ex onorevole Pittelli, l'avvocato Pittelli. Tanto per intenderci, è stato arrestato un cancelliere del tribunale di Vibo che era a servizio della cosca. Tanto per intenderci, sono stati arrestati sindaci, sono state arrestate persone che erano a disposizione per aggiustare processi al TAR di Catanzaro. Vi dico, ci sono 250 pagine di capi di imputazione. Ci vuole solo 3 giorni solo per leggerli, poi per capirli ci vuole un po' di più, solo di capi di imputazione. Ma la cosa impressionante è la disinvoltura, è il potere che la cosca Mancuso ha dimostrato di avere entrando in contatto con apparati dello Stato, i quali erano letteralmente a disposizione. Andava dall'accesso alle banche dati delle forze dell'ordine fino ad avere rapporti con logge massoniche della Scozia, dell'Inghilterra. Tra l'altro abbiamo arrestato molti massoni infedeli. Alla loro costituzione massonica. Dobbiamo però stare attenti quando un soggetto che è massone, che fa parte di una loggia massonica, commette reati e si avvale del dato, del fatto che è massone come punto di forza, che va oltre la millanteria. Cioè, che serve il dato, il fatto di essere una loggia massonica, gli è servito, gli serve per avere vantaggi per sé e per altri. Quindi essere al servizio, cioè facilitare l'organizzazione mafiosa col dato, col fatto è che è massone. Cioè, questo lo sappiamo che dalle intercettazioni telefoniche ambientali e da tutto l'armamentario, il grembiule e i compassi che abbiamo trovato stamattina, stanotte nelle perquisizioni. Le mafie oggi sono più ricche, soprattutto perché noi magistrati, forze dell'ordine, soprattutto storici, giornalisti e politici abbiamo sottovalutato 'ndrangheta continuando a narrarla nel corso di decenni con una mafia di pastori, al massimo di sequestratori di persona o di trafficanti di cocaina, non volendoci convincere invece che 'ndrangheta, siccome nel 1970 è stata istituita la santa, proprio perché un 'ndranghetista possa entrare, possa far parte di una loggia massonica deviata, quindi è da quel momento che avremmo dovuto capire lo spartiacque, è da quel momento che dovevamo essere conseguenziali a questo mutamento, a questo cambiamento. Cioè, un soggetto che ha, guardate che invenzione, essere 'ndranghetista e massone allo stesso tempo, quindi avere rapporti con i quadri della pubblica amministrazione, quindi decidere. Non chi deve vincere l'appalto, ma se l'opera deve essere costruita o meno, avere potere decisionale. E noi abbiamo, anzi addirittura da un paio d'anni c'è una sorta, non so, di movimento, di nuovo pensiero, che bisogna riscrivere la storia della Calabria, perché noi denigriamo la Calabria. E quindi bisogna scrivere la storia, ma la storia è una, i fatti sono quelli, non esiste un'altra storia, esiste la storia, che deve essere scritta con fatti, con circostanze, non a seconda di dove siamo, di come siamo posizionati. Quindi noi tutti siamo colpevoli, quantomeno di omissione, quantomeno di non aver avuto il coraggio, la volontaria libertà di arginare il fenomeno mafioso, di attaccare il fenomeno mafioso, soprattutto il potere politico, soprattutto il potere legislativo, che ancora ad oggi, mentre noi parliamo, non ci ha dato un sistema di norme proporzionato e proporzionale alla realtà criminale, perché se noi avessimo avuto altri strumenti normativi e se qualcuno nel 2010 non avesse bloccato le assunzioni,
delle forze dell'ordine, perché noi oggi siamo a 20.000 carabinieri in meno, 20.000 poliziotti in meno, 10.000, 8.000 finanzieri in meno. Noi oggi avremmo fatto molto di più, perché noi per fare questo oggi, io ho fatto i viaggi della speranza a Roma per raccontare questo progetto e avere uomini e mezzi, e non finirò mai di ringraziare il generale Sette, l'attuale comandante generale dei carabinieri, il comandante del ROS, che hanno creduto in questo progetto, in questa follia, perché voi che siete da qui da tanti anni, vi ricorderete com'era combinata Catanzaro, ricorderete com'erano combinate le quattro province. E ora, a parte le chiacchiere, che Gratteri va in televisione o scrive solo libri, questi si chiamano fatti. E noi cerchiamo, attraverso la divulgazione, scrivendo libri, andando nelle televisioni, parlando ai ragazzi nelle scuole, ad aprire gli occhi alla gente, per non lasciare agli altri la narrazione continua che si tratta di quattro morti di fame, di quattro pastori, perché fa comodo dire queste cose, perché le mafie votano e fanno votare. E noi da calabresi siamo qui, e lei sa bene che noi potevamo essere in altri posti più prestigiosi. Abbiamo detto no, siamo qui, perché vogliamo cambiare la Calabria, perché crediamo, perché i nostri figli sono fuori dalla Calabria e non torneranno, perché non hanno speranze. E questo è un fallimento per noi calabresi, e non possiamo consentire più queste cose. E allora, fino all'ultimo dei nostri giorni, dobbiamo lottare perché, e non rassegnarci a questo stato di cose. Bisogna dire basta e avere il coraggio di occupare gli spazi che noi questa notte vi abbiamo dato. Da oggi dovete andare in piazza, dovete occupare la cosa pubblica, dovete impegnarvi in politica, nel volontariato, in tutto quello che è possibile fare, andare oltre quello che è il vostro lavoro. Se no continueremo a pararci addosso. Questo è il cambiamento da oggi. A parte le chiacchiere, se vogliamo fare qualcosa, altrimenti continuiamo a piangerci addosso e facciamoci portare per il naso una volta da uno e una volta dall'altro. Altre domande? Avessimo avuto altri strumenti normativi. E se qualcuno nel 2010 non avesse. E noi da calabresi siamo qui, e lei sa bene che noi potevamo essere in altri posti più prestigiosi. Abbiamo detto no, siamo qui perché vogliamo cambiare la Calabria, perché crediamo, perché i nostri figli sono fuori dalla Calabria e non torneranno, perché non hanno speranze. E questo è un fallimento per noi calabresi, e non possiamo consentire più queste cose. E allora, fino all'ultimo dei nostri giorni, dobbiamo lottare perché, e non rassegnarci a questo stato di cose. Bisogna dire basta e avere il coraggio di occupare gli spazi che noi questa notte vi abbiamo dato. Da oggi dovete andare in piazza, dovete occupare la cosa pubblica, dovete impegnarvi in politica, nel volontariato, in tutto quello che è possibile fare, andare oltre quello che è il vostro lavoro. Se no continueremo a pararci addosso. Questo è il cambiamento da oggi.